Molti mi chiedono quando sarà possibile vedere tutte le strutture ospedaliere che sono state interessate dalla programmazione emergenziale tornare alla ordinarietà. Sono stati in tanti che lo hanno scritto e quindi ho il dovere di una risposta che consente anche di comprendere come la Regione Siciliana intenda effettuare la fase che si apre dal 4 di maggio. Noi abbiamo anzitutto un dovere. Quello lì di non pensare che l'emergenza sia conclusa. E quindi non possiamo permetterci, mentre si allenteranno per volontà del governo nazionale, del governo della regione, del presidente Musumeci, mentre si allenteranno alcune chiusure, sarebbe un grave errore pensare di toccare la programmazione ospedaliera. È vero che noi abbiamo in questo momento qualcosa meno di 500 ricoverati, che le terapie intensive sono occupate forse per il 10% rispetto ai posti disponibili. Ma noi abbiamo il dovere di immaginare che quando lentamente riprenderanno una serie di attività, possa crescere gradualmente anche la possibilità del contagio. Questo non vuol dire che noi temiamo una crescita esponenziale, vuol dire semplicemente che il maggior contatto tra le persone, anche per ragioni di ordine lavorativo, potrebbe determinare una graduale crescita delle curve che oggi sono molto controllate. Ed è la ragione per la quale non si può immaginare una fase 2 delle attività produttive senza una fase 2 che coinvolga la sanità, gli ospedali e soprattutto i servizi territoriali sanitari e i controlli con gli strumenti di tecnologia digitale. Noi stiamo lavorando a un piano che potremmo definire post-emergenziale. In realtà è quel piano che ci serve a comprendere che bisogna ancora convivere con il virus e che il virus non può impedirci di vivere regolarmente, ma che dobbiamo adeguarci all'idea che ancora per molti mesi, certamente fino a quando non sarà individuato un vaccino, circolerà un virus nel nostro territorio, in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo, per il quale, per questo virus, ancora oggi non esiste una terapia farmacologica certa e, come avevo detto prima, non esiste un vaccino. Allora prepariamoci, strutturiamoci, immaginiamo luoghi di degenza decentrati, immaginiamo i centri di riabilitazione polmonare, rafforziamo attraverso le USCA che si sono costituite in tutte le aziende sanitarie provinciali. L'USCA significa Unità Sanitaria di Continuità Assistenziale, è un gruppo di medici e di infermieri che si occuperà di gestire i casi di isolamento domiciliare in maniera da tenere tutto monitorato, così come la nostra applicazione Sicilia Sicura fa già oggi. Questa seconda fase la misureremo certamente dal 4 al 18 di maggio. Saranno i 14 giorni più importanti perché sono i 14 giorni che vedranno procedere per un verso la graduale riapertura di alcune attività e per altro verso la commisurazione, secondo i parametri che ha indicato anche il Ministero della Salute, degli indici che ci consentono di comprendere se esiste un rischio di contagio significativo per i nostri concittadini. Resteranno poi le regole che sono state finora imposte, e cioè la prima di tutte, quella che vede l'obbligo di quarantena e l'obbligo di registrazione sul sito siciliacoronavirus.it per tutti coloro che rientrano in Sicilia. Allentiamo, riapriamo, lo faremo come stabilirà il governo della regione nelle linee guida di cornice date dal governo nazionale, ma abbiamo il dovere di farlo in sicurezza. Le attività produttive potranno essere tanto più sicure quanto più organizzato sarà il sistema sanitario sul nostro territorio. Per ora abbiamo il dovere di continuare con il piano che è stato elaborato.